Per spiegare questi concetti economici, Birindelli ricorre a una storiella, un esempio molto semplificato che illustra la relazione tra risparmi, consumi e crescita, ma che può essere esteso anche a situazioni più complesse. Giulio e Federica sono naufragati su due isole, dove l'unica forma di sostentamento sono dei frutti che crescono sugli alberi. È tardo autunno e l'inverno è estremamente rigido, quindi si rende necessario costruire un riparo. Per sopravvivere, Giulio e Federica devono cibarsi dei frutti, ma devono anche costruire una capanna. La capanna richiede tempo, diciamo 10 giorni di lavoro. Se passano tutto il giorno a raccogliere i frutti, riusciranno a saziarsi, ma non riusciranno a costruire la capanna e quindi moriranno di freddo quando sopraggiungerà l'inverno. Ora immaginiamo che Giulio sia un keynesiano, mentre Federica sia convinta degli assiomi dell'economia austriaca. Cominciamo da Federica, che è l'austriaca. Lei ritiene che i risparmi siano investimenti e che per avere crescita, cioè per costruire la capanna, lei debba aumentare i risparmi e diminuire i consumi. Perciò decide di mettere da parte, cioè di risparmiare, di non consumare frutti sufficienti per 10 giorni di lavoro e per farlo quindi rinuncia a beni presenti per avere maggiori beni futuri. La riduzione dei consumi le farà patire un po' la fame, ma le dà la possibilità di costruire la capanna. Durante i 10 giorni necessari per la costruzione avrà di che cibarsi perché aveva messo da parte dei frutti. Dopo 10 giorni torna a consumare gli stessi frutti di prima, ma adesso, con l'inverno che sta sopraggiungendo, ha la capanna. Vediamo adesso che cosa fa Giulio, che è il keynesiano. Lui ritiene che i risparmi, cioè la rinuncia al consumo, siano improduttivi e per avere crescita sia necessario aumentare i consumi, quindi aumentare la domanda e diminuire i risparmi. Perciò non solo consuma tutti i frutti che raccoglie durante il giorno e che sono sufficienti a saziarlo, ma togliendo addirittura ore al sonno ne raccoglie anche di più. Non rinuncia a beni presenti per beni futuri, anzi aumenta i primi, cioè i beni presenti. Dopo 10 giorni sarà più sazio di Federica, ma con l'inverno alle porte sarà senza capanna. È evidente che quando giunge l'inverno la situazione di Federica è preferibile e quindi la teoria economica corretta è quella austriaca e non quella keynesiana.